Ciao ragazzi, come promesso ho preparato un nuovo tutorial per aiutarvi nella preparazione dell'esame di maturità 2020. In questo video andremo a vedere nello specifico il secondo punto del colloquio d'esame, cioè l'analisi di un testo di letteratura italiana analizzato durante il corso dell'anno. Vediamo allora qualche pratico consiglio. Allora, il secondo punto dell'esame, come abbiamo appena accennato, riguarderà l'analisi di un testo di lingua e letteratura italiana già affrontato durante l'anno scolastico. Quindi il consiglio è quello di andare a recuperare il programma di lingua e letteratura italiana sul documento del 15 maggio e sottolineare tutti i testi letti in classe, perché l'esame verterà proprio su uno di quei testi già letti insieme in classe. I miei consigli per organizzare un buon discorso. Innanzitutto è sempre fondamentale inquadrare autore e opera di riferimento, quindi prima ancora di iniziare qualsiasi discorso è importante dire quel brano, quella poesia, da chi è stata scritta, possibilmente quando è stata scritta, a quale raccolta poetica o a quale raccolta di testi in prosa, o a quale romanzo, a quale testo scritto appartiene. Se sappiamo dare una data precisa, benissimo. Se non sappiamo la data precisa, ricordiamoci che possiamo sempre approssimare. Quindi se io mi ricordo che Gli ossi di seppia sono pubblicati nel 1925, è perfetto. Se invece non mi ricordo la data precisa, sarà sempre bene dire alla metà degli anni 20, o se non mi ricordo nemmeno questo, durante gli anni 20. Cerchiamo di non fare gaffe su questa parte. Punto 2, sembra scontato, ma in realtà non lo è. Leggere il testo. Leggere il testo anche ad alta voce, soprattutto se si tratta di una poesia, una buona recitazione, dà anche dei punti bonus, perché dimostra padronanza semantica, padronanza lessicale. Quindi leggere il testo ci aiuta innanzitutto ad avere più tempo per riflettere su come strutturare il nostro percorso e nel frattempo ci dà anche la possibilità di approfondire bene il testo, di ripassarlo se non ce lo ricordiamo bene e cercare di farci venire in mente delle idee, dei collegamenti partendo da alcune parole chiave. Terzo suggerimento, procedere con una breve introduzione con una sintesi del testo. Quindi, in poche parole, dire che cosa vuole trasmettere quel testo che abbiamo letto e quali sono i suoi punti principali. Vi consiglio vivamente di soffermarvi soprattutto sul testo e non cominciare a parlare di Montale soltanto perché avete visto una poesia di Montale. Vi si chiede l'analisi di un testo, non la vita, le opere, la poetica di un autore. Sono due lavori tra loro diversi. Dell'autore, della sua vita, delle tematiche, potrete poi parlare in un secondo momento. Rimanete il più possibile attinenti al testo e sfruttate le parole del testo. Guardate quali sostantivi, quali aggettivi, quali verbi vengono utilizzati. Soffermatevi sulle singole parole perché non sono scelte a caso. Se l'autore le ha selezionate perché voleva utilizzarle con un particolare filo. E metterlo in luce è sicuramente un motivo di merito. E qua ci ricolleghiamo con il consiglio numero 4. Effettuare l'analisi stilistico-retorica. Non dimentichiamoci di questo punto, è molto importante, soprattutto nelle poesie. Se noi analizziamo una poesia e vediamo ad esempio nella poesia del Novecento un verso composto da una sola parola, è perché l'autore ha voluto mettere quella parola in evidenza. Magari c'è un enjambement. Enjambement è una figura retorica comune, facile da riscontrare, ma non dimentichiamoci, serve per enfatizzare. Quindi se noi siamo bravi a cogliere le principali figure retoriche, magari dedicherò anche un video alle principali figure retoriche, questo ci aiuterà a capire bene quali sono i punti che l'autore vuole enfatizzare. Arriviamo poi all'ultimo punto, il punto 5, io vi consiglio di concludere sempre, se i commissari non vi hanno interrotto prima, con un'analisi contenutistica e tematica, riagganciandovi così alla poetica dell'autore. Così facendo voi avete già parlato del testo e avete ottemperato ciò che vi era richiesto e potete poi agganciarvi alla tematica più generale, a quali sono le principali problematiche affrontate da quell'autore. Così iniziate un nuovo discorso, potete agganciarvi a tanti elementi e potete sostanzialmente espandere all'infinito quella discussione. Tanto più riuscirete ad agganciarvi al testo, anche con riferimenti puntuali, con la sottolineatura di alcune parole di quel testo, tanto più ovviamente il vostro lavoro verrà apprezzato. Questi sono i 5 punti che mi sento di consigliarvi. Aggiungo un ulteriore suggerimento. Se vi ricordate, l'altra volta abbiamo parlato della griglia di valutazione, il secondo punto parlava
dell'interdisciplinarità, della capacità di collegamenti. Ecco, suggerimento è lanciare agganci ad altre discipline. Questo dimostrerà da parte vostra piena padronanza in più discipline, quindi non soltanto in lingua e letteratura italiana, qua siamo ancora nel punto 1 della griglia di valutazione, ma dimostrerà al contempo anche la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro. E qua veniamo al secondo punto, quello che citavo poco fa. E infine, questo è un suggerimento più pratico, ma io sono sicuro che i vostri commissari d'esame, quando sentiranno degli spunti o dei collegamenti, avranno la curiosità di approfondire i motivi per i quali li avete proposti. Se ad esempio parliamo di Montale e parliamo della concezione della storia, magari ci viene un riferimento al fascismo, citiamo un fascismo, certo, ottimo. Magari spieghiamo anche brevemente perché avremmo piacere di parlarne e lanciamo un'esca, la quale sicuramente i vostri insegnanti abboccheranno, perché non sono lì per fare un'inquisizione, sono lì per valorizzare la vostra capacità di argomentare, di collegare gli argomenti. E quindi magari possiamo dire, chissà, se avremo tempo dopo, quando parleremo di storia, mi piacerebbe approfondire il rapporto del fascismo con gli intellettuali. Una semplice frase di questo tipo, che però dimostra che voi avete ben presente il percorso da seguire e che siete pronti ad approfondirlo appena ne avrete la possibilità. Questi sono un po' i suggerimenti generali che avevo piacere di passarvi per quanto riguarda l'analisi del testo. La mia prossima idea di lavoro è provare a realizzare un esempio pratico, cioè come io analizzerei una poesia se venissi interrogato all'esame di Stato oggi. E se avete altre necessità, curiosità, dubbi, vi invito a scrivere nei commenti e a chiedermi approfondimenti specifici. Nel frattempo vi auguro ancora buono studio e a presto!